sono Stefano 2.0 e se anche tu ami ascoltare podcast come me, qui sei nel posto giusto. E rieccoci pronti per una nuova puntata di Ascoltare Podcast, lo show di content creation dedicato a chi come me e te ama questo media digitale, dove trova di tutto e di più per divertirsi, informarsi e perché no anche formarsi. E c'è qualcun altro che come me e te si diverte con i podcast? E finalmente non sono più solo in questa trasmissione, nel senso ho tanti ospiti quando riesco a organizzarmi e preparare una intervista con qualche creatore di podcast, ma da questa puntata ci sarà un compagno di viaggio, chiamiamolo così, o come ti definiresti, caro al mio Antonino Fiorentino, eccolo qua, un bel applauso al mio co-conduttore, come stai? Ciao Antonino. Mamma mia, sono emozionatissimo, sembra più emozionato sei tu che continui a invitarmi, sono stato anche l'ultimo intervistato se non ricordo male, ciao Stefano e ciao. E sono riuscito anche a coinvolgerti, a diventare anche tu parte integrante al 100% di questo mio progetto, non progetto come amo chiamarlo io, e perché insomma tu sei anche tu un grande ascoltatore di podcast e mi hai anche affiancato in questa in questo mio percorso. Quanti mesi è che ci sentiamo ormai? Cos'è? Un anno anche? Più? Un annetto e più, sì, sì, hai ragione, sì, sì, sì. Ridendo e scherzando è più di un anno, sì sì, abbondantemente direi. E quindi pre-Covid ragazzi, eravamo sì, ancora nel 2019. Capperonzoli, e sono veramente veramente contento e felice di averti qui con me e provare a vedere questo nuovo format di ascoltare in podcast in due. E quindi andremo a presentare sempre ai nostri cari ascoltatori, la nostra cara ascoltatrice, il nostro caro ascoltatore, come dico di solito io, dei podcast che stanno là fuori, che abbiamo ascoltato o che vogliamo così anche suggerire, per caso non avendoli approfonditi al 2000 per 1000, però è come così parlavamo anche nel fuori onda, io vedo questo mio progetto come un po' il andiamo al cinema, come dicevi tu prima Antonino, come... Coming Soon Television. Coming Soon, bravissimo, Coming Soon Television, questo è Coming Soon Podcasting, quindi dei podcast che per caso i nostri ascoltatori si sono persi o che così non avevano approfondito o che vorrebbero approfondire o anche così dei suggerimenti per poi vedere che cosa ne pensano. E appunto questo progetto di, ripeto, pseudo progetto di content curation, cioè quindi raccolta di contenuti da presentare a chi è interessato. Allora io ti faccio la spalla, eh? Io provo a farti la spalla, insomma ci provo. Tu vai tranquillo che noi appunto siamo qui per fare il nostro bel podcast di questa puntata di podcast, forse funziona meglio in italiano, comunque che anche per questa volta è sponsorizzato amichevolmente da Flavio Cassine, e un altro nostro collega che appunto produce il podcast Esattamente Esatta, che è un podcast dedicato alla crescita personale, appunto il podcast che ti migliora, e ringraziamo sempre anche Flavio appunto che mi supporta anche lui. Grazie Flavio. Grazie Flavio, sì, soprattutto perché appunto sì, è il nostro, uno scambio di una condivisione di contenuti. Io gli spiego un po' come funzionano i podcast e lui mi spiega un po' come funziona la crescita personale. Tu cosa ne pensi, Antonino? La crescita personale ti interessa? Sì, mi interessa la parte di Flavio un po' particolare, perché riguarda una specifica declinazione della crescita personale, è un mondo interessante. Io direi che lo lascerei per un'altra volta, perché se io per caso attacco su questo argomento potrebbe essere che mi perda per campi, ispirando così al mio mentore, Stefano, potrebbe anche essere che sia io a condurre per campi. Bene bene, per la prossima puntata quindi sappiamo l'argomento che tratteremo, mentre in questa puntata, questa che stai ascoltando, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, di cosa andiamo a parlare, caro Antonino? Ti prendo in contropiede, vediamo se sei preparato sull'argomento di questa puntata. Beh, allora, io mi ispiro al nostro sistema di registrazione, che in questo caso è Zencastr, e com'è il titolo, tre podcast attinenti al podcasting. Spero di averci azzeccato. Già, hai azzeccato al 100%, infatti sono tre podcast che fanno parte di una delle raccolte che io ho creato sul sito listennotes.com/ ascoltare podcast, e appunto li ho inseriti
dentro la raccolta podcasting edizione, quindi diciamo un po' generici, che hanno comunque a che fare con il podcasting, che è tipo l'edizione, che io naturalmente non ho, e si sente benissimo il mio accento. Ecco, abbiamo trovato un podcast questa sera che parleremo velocemente un po' così sull'edizione, sul podcasting in generale, che c'è, ci sono podcaster che insegnano a fare podcasting, non nomineremo il solito innominato Andrea Ciraulo, ma che adesso lui è diventato uno youtuber, e poi andremo a vedere anche qualcuno che invece ci insegna a fare una web radio, e partirei proprio dal primo di questa mini lista, che si intitola appunto questo podcast I Love Web Radio di Juice Radio Italia. Quindi, caro il mio Antonino, vado un po' a leggere, come faccio di solito, l'abstract, come giustamente mi hai fatto notare tu, che si chiama l'introduzione del podcast, che appunto si può leggere sia su listennotes.com o sui i vari aggregatori di podcast. E il nostro Manuel Rosini, che è il Mr. President di questa web radio, ha fatto questo podcast e lo ha introdotto così: se la radio è la tua passione sin da quando eri bambino, o se qualcosa negli ultimi anni ti ha incuriosito al punto da non riuscire a pensare ad altro, beh, io sono qui per questo. Sono Manuel Mr. President Rosini, e in questo podcast ti aiuterò a realizzare la tua web radio. Tu l'hai ascoltato giustamente anche tempo fa, mi dicevi, questo podcast, Antonino. Che cosa ne pensi? Che cosa mi dici a proposito? Beh, l'avevo ascoltato perché comunque era interessante, era un podcast che aveva qualche... forse tra i primi, perché infatti è proprio del 2019. Non ha molte puntate perché di fatto è un podcast che invita ad avvicinarsi alla web radio partendo dal podcasting. Manuel, se non ricordo male, diceva proprio di aver fatto podcast per tanti anni o comunque per divertimento, e poi ha fondato una vera e propria... gruppo con cui hanno creato una web radio che in qualche modo è una sorta di estensione, no? La differenza che è in streaming 24 ore su 24. Lui ci suggerisce una serie di metodi, ci insegna il suo metodo, le sue strumentazioni. Ovviamente qui parliamo di un post del 2019, di conseguenza sicuramente ci sono state alcune innovazioni, il loro setup, ma basta andare anche a visitare il sito di I Love Web Radio, o meglio di Juice Radio Italia, e lì si ha modo di possono trovare tutte le informazioni. Poi Manuel è oggettivamente simpatico, dice di non essere un DJ, forse non lo sarà nel senso stretto, però è sicuramente una persona trascinante con una bella voce calda e che invita poi a partecipare a quel progetto. Quindi è un podcast che in quanto tale è chiuso, ma di fatto è una porta aperta verso il mondo di Juice Radio Italia, che continua ad andare a lavorare. Sì, è un tipico esempio di podcast, diciamo anche istruttivo, proprio per imparare ad utilizzare uno strumento, un software, eccetera, e fa capire anche proprio che, bene o male, anche se non si vede, si può utilizzare il podcast per spiegare, insegnare qualcosa a chi ne è interessato. Questo, bene o male, appunto, è un podcast che non parla proprio di podcast, ma comunque è collegato. Una delle puntate anche si chiama proprio Report Festival del Podcast in 2019, dove ho avuto l'occasione appunto di incrociarlo. Manuel, veramente simpatico, molto professionale, anche come spiega tutto quanto nelle puntate di questo I Love Web Radio. Mi sembrava di vedere le schermate quando spiegava appunto i vari software per utilizzare. È vero, in particolare i server Shoutcast, ad esempio, per Shoutcast, forse ti dovrei dire. Beh, speriamo che non si offenda se non pronunciamo perfettamente. Comunque, sì, è una specie di mini corso sul fare web radio, dal mio punto di vista, fatto molto professionalmente da Manuel. E avevo capito da alcune puntate che avrebbe voluto anche fare qualche intervista, qualche chiacchierata con qualche suo collega per spiegarlo di più, ma come tanti progetti nascono, crescono e muoiono anche nell'arco di poco tempo. Non vorrei dire una sciocchezza, ma per non citare il sempre carissimo Andrea Ciraulo, eccolo là, lui fece una puntata di Passione Podcast insieme ad Andrea, in cui parlarono proprio di andando ad approfondire alcuni dei temi. Non ricordo se era una puntata sui microfoni o su altri tipi di setup, e forse era la distinzione tra microfoni dinamici e quelli a condensatore.
magari sto dicendo una sciocchezza, eh? Vado veramente a ricordo. No, no, mi ricordo anch'io. E poi avevano fatto anche una puntata di ben 4 ore su YouTube quando un po' alla volta si è trasferito l'Andrea, ma anche Manuel Rosini mi sembra che abbia un suo canale dove insegna a farsi la barba, se non ricordo male, però è un po' che non lo seguo. Purtroppo devo riprendere, ma anche là, seguendo un mondo, una pletora di podcaster e youtuber ormai, perché appunto anche là ormai sono stato attirato da qualcuno che abbiamo già nominato qualche secondo fa, ormai ho perso la bussola e non riesco più a seguire purtroppo dico personaggi degni di nota come il nostro Manuel, che a questo punto andrei come... faccio ultimamente d'abitudine a far ascoltare anche ai nostri ascoltatori un piccolo brano tratto da una puntata, così si può fare un po' un'idea di che cosa viene trattato in questo podcast. Quindi manderei lo spezzone audio, se anche tu sei d'accordo, Antonio. Ma certo che sì. Juice Radio Italia, c'è qualcosa del genere, in realtà è cantata molto bene da una voce femminile. Perfetto, vai con l'audio. Al di là di questo, oggi vi parlo di web radio, ci mancherebbe altro. Quindi oggi parliamo della web radio automatica, una web radio che va da sola, quindi voi non dovete starli appresso, fondamentalmente è una figata, ragazzi, perché voi la lasciate lì e va da sola. Ma vi fidate? Dovete curarne un minimo l'aspetto, la dinamica, l'estetica, ok? E allora come si fa? Di cosa abbiamo bisogno? Di un computer, chiaramente, connesso ad internet, altrimenti non possiamo interagire con il server Shoutcast. Primo grande parolone che probabilmente non avete mai sentito in vita vostra. Cos'è un server Shoutcast? È una piattaforma su cui voi andrete a caricare i vostri file audio. Di risposta, questo server vi fornirà un indirizzo streaming che condividerete con le persone a cui volete bene. Queste persone cliccheranno, si collegheranno a questo indirizzo e il browser produrrà un suono. Ci sarà un player che sarà attivo, in diretta, e loro ascolteranno ciò che la vostra radio sta mandando in quel momento. Benissimo, abbiamo ascoltato anche questo spezzone e passiamo al secondo podcast che presentiamo questa volta, che si intitola L'addizione ai tempi della quarantena e non, di Filippo Bussu. E bravo Stefano, perché hai seguito gli accenti. E questa volta darei te l'onore di leggere l'abstract del nostro Filippo. Bene, il nostro Filippo ci dice: se durante una quarantena non sai cosa fare, desideri sapere come parlare in dizione al tuo cane mentre lo porti a passeggio, o vuoi sapere la corretta pronuncia degli elettrodomestici che hai in cucina e del tuo mobilio in bagno o in camera da letto, questo è il podcast che fa per te. Pande che? Anche in questo caso la dizione può comunque tornarti utile. Questa è finita. In realtà ci fa anche capire il suo stile. Questo ragazzo, questo giovane uomo è estremamente brillante. Non so come l'hai visto, anche questo è un podcast in qualche modo, lo dicevamo anche fuori onda e nei giorni scorsi, è un podcast che è chiuso, che ha finito il suo scopo. Sono poche puntate, ma molto particolari dal mio punto di vista. Sono 6 puntate devono essere. Sì, qui sul nostro Listen Notes dice 8 puntate dal marzo 2020, quindi proprio il periodo iniziale della pandemia, quello più di claustrofobia, lo chiamo io, che eravamo tutti quanti chiusi a casa. Infatti l'ultima puntata, la lezione 5, dice che è del maggio 2020, anzi no scusa, del luglio 2020. Quindi, sì. Sì, l'ultima era di luglio 2020. Sì, era legata a questo. Filippo ha una voce calda, molto bella, è un allievo attore. In realtà, se lo cercate sul web, vedete che si promuove proprio come voce doppiatrice, voce recitante. Ma il contenuto, di nuovo, anche questo è sicuramente un podcast di tipo didattico, ma è creato proprio bene, costruito bene ogni singola puntata. Molte si chiudono anche con dei quiz
in cui vengono anche lasciati il tempo per rispondere, perché Filippo invita, proprio istiga, oserei quasi dire, l'ascoltatore a provare, come la puntata in cui ti fa fare le smorfie, che non sono smorfie assolutamente, ma al contrario, ti spiega di come guardarti allo specchio e come mettere la bocca e mettere suoni sulle vocali per pronunciare nella maniera corretta, con la dizione corretta. È estremamente, sì, estremamente bello. Il titolo della lezione 1. Un gran bel lavoro, sì. Il titolo della lezione 1, ad esempio, è: lezione 1, due punti, è leviosa, non leviosa. Per dire, ovviamente, sta giocando sugli accenti tonici e quindi comincia da quelli. E poi, man mano, passa agli accenti fonici, quelli su cui gioca lui stesso, ad esempio. Sembra una sciocchezza, ma la brillantezza. Lui ha dato il titolo e l'ha scritto con accenti fonici ed anche tonici, e richiama quel titolo per spiegare alle persone che cos'è un accento acuto e un accento grave, che per quanto possa magari sembrare, non so, ad esempio a me che ho una formazione classica, sembrano informazioni scontate, mi sono reso conto ascoltandolo che in realtà non sono informazioni scontate e ci vuole qualche trucchetto per spiegarlo. Io lo consiglio molto questo podcast, mi è piaciuto. In generale anche potrebbe essere proprio materia di studio per tanti podcaster, compreso il sottoscritto, però bisogna avere anche il tempo. È un peccato che qua, perché si è chiuso appunto, probabilmente anche perché, come dicevi tu, è un lavoro veramente ben fatto, secondo me ben costruito, avrà richiesto anche il suo tempo per essere impacchettato, diciamo così, perché anche utilizza delle belle tracce appunto per i tappeti sonori, e anche tutto quanto la presentazione della sigla, eccetera. Quindi si vede che è qualcosa che non è stato fatto proprio così, perché non aveva altro da fare durante la quarantena, quindi il progetto bene o male sotto c'era, diciamo sempre questa parola, sì, ecco, è costruito, è spontaneo, ma è costruito, è molto costruito. A me piace, mi piace molto, cioè è fatto bene, prodotto professionale. Ha richiesto sicuramente un po' di lavoro, quindi probabilmente anche quello. Poi se poi il nostro Filippo è tornato anche a fare l'allievo, quindi probabilmente non ha avuto molto più tempo, però peccato, perché anche questo è un bel esempio di istruzione fatta tramite podcasting, quindi anche formazione, e forse avrebbe potuto avere anche degli sbocchi dal punto di vista anche di monetizzazione, andando avanti avrebbe potuto effettivamente creare un corso, penso io, cosa ne dici? Sì, possibile, ma l'avrà fatto comunque, unito sicuramente il dilettevole, oserei dire, all'utile, perché poi se lo cercate su internet vedete che si sta proponendo in certi modi, ma è un ragazzo che merita. Spero che anche dal punto di vista del podcasting possa magari creare qualche progetto nuovo, magari anche in collaborazione. Speriamo. Sicuramente. Se mai. Sì. Chi lo sa. Magari, cercheremo di contattarlo. Magari se riusciremo a intervistare un domani, chissà. Vedi, perché anche quella, la novità sarebbe che saremo in due, l'intervista a due. Anche questa è un po' un'idea, vedremo cosa riusciremo a combinare. Nel frattempo, appunto, vedremo se riusciamo a contattare il nostro Filippo Busso e andiamo a far ascoltare anche qui uno spezzone breve, per dare un'idea ai nostri cari ascoltatori di che cosa è capace il Filippo con la sua dizione ai tempi della quarantena e non. Ehi, ma siete ancora qui? Grazie per la fiducia. Allora, partiamo dalle basi, con una domanda facile facile. Cos'è la dizione? Nessuna idea? Beh, la dizione è quella disciplina che permette la corretta produzione di tutti i suoni che compongono il nostro linguaggio. È come una matriosca. O se siete maniaci del compra con un click, immaginatela come un grosso pacco Amazon, che in scatola al suo interno dei pacchetti più piccoli. Uno di questi è la fonologia, che contiene a sua volta l'ortoepia. No, non è l'ortopedia. Niente ossa rotte. È lo studio della corretta pronuncia delle parole. Mentre l'altro pacchetto, vi ricordate che ce n'era un altro? È la fonetica, che racchiude invece tra le varie cose l'articolazione. Questa era in offerta compri due paghi uno e allora l'abbiamo presa insieme al resto, ma in realtà per il momento non ci interessa e possiamo metterla un attimo da parte, sì. Quindi, per riassumere, la dizione racchiude due macro argomenti che sono la fonologia e la fonetica.
Perfetto, abbiamo sentito anche questo secondo podcast e andrei a concludere con l'ultimo di questa lista che è stato creato da Tommaso Gobbo e il titolo recita Il vostro amichevole podcaster di quartiere. Un po' ricorda qualche d'uno di, come si può dire, fumettistica memoria. Ma probabilmente anche, diciamo che lui... nell'introduzione al suo podcast fa riferimento all'uomo ragno, come lo chiamo io, che sono di nata generazione, come lo chiama lui, Spider-Man. Fa l'amichevole Spider-Man di quartiere in qualche modo, sì. Infatti scrive: da un grande potere derivano grandi responsabilità, nel suo abstract, giusto? E zio Ben con questa frase ha fatto capire a Peter, o meglio al nostro amichevole Spider-Man di quartiere, cosa dovesse fare con i suoi nuovi poteri, e la stessa cosa è successa a me. In questo podcast vi racconto senza paura cosa passa nella testa di un amichevole podcaster di quartiere, le difficoltà che incontra nella vita di tutti i giorni, le scampagnate per salvare qualche cittadino e perché no anche la continua ricerca della sua Mary Jane Watson. E mi dicevi che questo show ti è anche piaciuto per le tante informazioni, anche questo che dà a proposito appunto del fare il podcasting. Qui questo è proprio più centrato sul podcasting, sul mestiere del podcaster. Sì, in realtà è un percorso. Questo è il percorso di una persona, è una sorta di diario. A me è venuto in mente come esempio, attenzione, non c'è confronto né paragone anche tecnicamente con le persone che vado a citare adesso, ma se, dato che sappiamo di avere anche molti podcaster ascoltatori, potrebbero capire in qualche modo. È come vedere ovviamente un ragazzo molto più giovane ragazzo, sono sfasato con gli anni, comincio a essere troppo vecchio, ma è del 94, quindi questo giovane uomo. E in qualche modo mi è venuto da definirlo, con tante virgolette, una via di mezzo tra Andrea Ciraulo e Rossella Pivani. Non c'è la costruzione ovviamente di Rossella, che in Be My Diary è stata una maestra, proprio anche da un punto di vista tecnico, di simpatia eccetera. Lui al contrario è molto più umile, intimo e personale, diretto, e ha tentato man mano di diventare un po', diventare, magari non so neanche se è ispirato o meno, ma di seguire un percorso analogo a quello di Andrea, ovvero quello di cercare di mostrare, imparando o comunque mettendo in campo le sue attitudini, le sue conoscenze, però a cercare quindi di creare un percorso di formazione e informativo. In realtà, di fatto, ripeto, è più un diario, perché le prime quattro puntate, se non ricordo male, sono finite sotto il cappello del podcast, dell'amichevole podcast di quartiere, ma non c'entrano praticamente nulla col podcasting in senso stretto, perché parla di sé, di un suo momento di crisi, e potrebbe quasi sembrare l'inizio di un podcast di crescita personale, che parte magari da cercare di entrare nelle corde delle persone spiegando quello che è stato il proprio percorso di vita. In realtà appunto c'è questo tentativo di realizzare qualcosa, c'è una parte centrale in cui si spende molto sul podcasting e spiega, ci sono anche alcune interviste, e poi arriva a chiudere il progetto del podcast, che se non ricordo male si è chiuso tra dicembre e gennaio. Tu ed io, se non ricordo male, Stefano, correggimi se sbaglio, ma qualche giorno fa, mentre ne chiacchieravamo al volo, mi dicevi: ma io, a dire il vero, sono partito da... io tendo a partire dall'inizio, cioè quello di farmi l'idea di come una persona inizia, poi magari vado veloce per cercare di così assaporare un minimo e capire che percorso sta compiendo. E tendenzialmente, se riesco, cerco di essere un completista se le puntate sono in un numero ragionevole. Poi ho il vantaggio di ascoltare e invito chi ci riesce ad ascoltare a velocità più alta di quella normale, perché se ci riesce spesso e volentieri, anzi il sottoscritto probabilmente potreste ascoltarlo tranquillamente a 3x, perché sicuro che sono lento e tedioso che la metà basta. Ma io non credo Antonino. Comunque, però poi ci si abitua, ti dico la verità, anch'io tendo ad ascoltare sempre più i podcast e anche YouTube a velocità folli, ma sì, perché mi piace effettivamente, come hai detto tu, cercare di ascoltare e di assorbire più. Cerchi di assorbire. Sì. In questo caso cosa è successo? Che tu hai ascoltato le puntate più recenti, sì, e hai trovato la
lui che era, come dire, partito da una virgolette, da una crisi di vita, un'evoluzione, è uscito, è migliorato, ha messo in piedi un suo progetto, però si è reso conto che questo progetto, che probabilmente non è fatto ad esempio come è creato il tuo, perché anche tu stesso ogni tanto hai avuto modo di sfogarti, no? Con noi che ti seguiamo. Certo, su Telegram, ecco, ricordiamolo che c'è il canale certo, famoso di canale. Ascoltare Telegram, ascoltare potrei fare anche quello, ascoltare podcast. Su Telegram è una nuova idea, ascoltare Telegram potrebbe essere, potremmo proporlo. Ma sto anche là valutando nuove novità per il futuro, anche per il supporto anche del progetto, che ricordiamolo, anche tu sei un grande supporter di questo progetto, assieme a Federico Gallinari e a Giorgio Donadini, che sono i miei tre supporters grande, vorrei poter fare di più, dai, sulla piattaforma. Stai già facendo di più, siamo qui anche in questa puntata, per me è veramente una gioia e anche un onore. Grazie, al contrario, cioè, sono io onorato, ma al di là delle nostre questioni, per chiudere il discorso su stavamo dicendo appunto Tommy, in realtà mi sono preso degli appunti sulla fine, perché volevo capire dove stavo andando a parare e lo stavo costruendo man mano, quindi mi sono preso degli appunti scrivendo, ma sostanzialmente lui a novembre ad un certo punto dice: la fine di Tommy, il vostro amichevole podcast di quartiere, è arrivato forse al capolinea, e un po' si piange addosso, lo dice anche lui dopo, quindi non lo sto assolutamente offendendo, anche perché al contrario ho molto rispetto di questo podcaster e produttore di contenuti, è un creator, adesso poi vado a dirvi anche perché. Il 7 dicembre dice: quanto è bello essere umani, vostro amichevole podcaster di quartiere è tornato più in forma che mai. Il 7 dicembre. Il 23 dicembre ci dice che la fine dell'inizio, stavolta è una fine però più meditata, lo comincia a dire in maniera più allegra, quindi è quella cosa che tu avevi sentito, probabilmente proprio beccato quelle puntate di novembre in cui sembrava, virgolette, un po' piangersi addosso, non ce la faccio, era proprio uno sfogo, era forse una richiesta di, virgolette, aiuto, tra virgolette, ovviamente. E questi sono stati i miei primi 12 mesi pieni da freelancer, da youtuber e podcaster, e all'inizio non pensavo di poter arrivare dove sono arrivato, e il 5 gennaio dà proprio il titolo finale, da una fine meditata, questa è la fine di Tommy, il vostro amichevole podcaster di quartiere, questa volta veramente. E fa un bilancio finale, dopodiché dà anche qualche aveva dato anche qualche nota qua e là durante il podcast, perché in realtà questo ragazzo è appassionato di sound design, quindi prova e ha sicuramente dei contenuti da dare. E cosa ha fatto? È saltato, in realtà aveva, mentre faceva il podcast, aveva il suo canale YouTube, cercava di fare contenuti alternativi, a volte no, ad esempio nella parte più di tutorial durante il podcast del nostro amichevole podcaster di quartiere, sono audio, come direbbe Data Nightmare, ricicciati dai video, comunque sono audio che non sono nient'altro che gli estratti dei video di YouTube, e in realtà salta sul canale, adesso ha un migliaio di iscritti, molti sono proprio di quest'anno, e sta avviando tutta una serie di progetti. Questo è una persona che sta cercando di costruire il suo futuro, non sono in grado di sapere se ce la farà o no, glielo auguro, perché è un ragazzo molto intelligente, quindi merita. Magari saltate quello che non vi interessa, prendete solo quello che trovate di buono, ma è comunque un percorso umano. Questo potrebbe molto legarsi a quello magari di cui si parla, di cui magari hai avuto modo di parlare con Flavio, o di cui avremo modo di parlare magari in un discorso di crescita personale o del self-help. Sì, quindi, sì, sono d'accordo con te. Anche questo, qui lui secondo me... Dicevo che è questo quello che un po' ho visto, diciamo, ne ho parlato un po' di più io, perché so che poi Stefano non aveva avuto modo di sentirlo, io avevo speso qualche ora in più ad ascoltare le puntate, e quindi ho cercato di trasmettervi un pochino quello che qualitativamente, forse per certi aspetti, qualitativamente è sbagliato, perché qualitativamente lavora bene, ma è un po' il meno efficace per certi aspetti rispetto agli altri due di cui abbiamo parlato prima, però secondo me ha i suoi perché. Scusami Stefano, ti ho interrotto. No, ma volevo un po' ribadire che effettivamente poi ho ascoltato anche qualche altra puntata, cioè se parti dalle ultime, giustamente lui si sfoga perché vede che questo suo progetto, che era partito nella sua mente in una certa maniera, poi nella realtà si scontra con le cose che non funzionano come speri tu. Poi sono andato a vedere, bene o male, come dicevi tu, il percorso che ha fatto anche Andrea Ciraolo, e anche i titoli delle sue puntate vanno appunto come creare un brand di successo grazie ai podcast, come iniziare a registrare un podcast senza budget, che cos'è un podcast, come ascoltarlo, cioè quindi
molto didattico in generale, quindi ha dato le sue informazioni, e poi qua e là, come dicevi tu, è diventato qualcosa di più personale, o anche all'inizio, adesso non so, perché io non sono riuscito a fare il completista l'ho fatto nei tempi non sospetti, come dice qualcuno, quando avevo anche più tempo, e da quando è diventato questo più che un hobby, è diventato una semiprofessione, quello di raccontare i podcast degli altri, devo anche io un po' pilucare qua e là le puntate, e di solito parto dalle ultime, e nelle ultime giustamente lui vede che non c'è questa strada che voleva fare, non è proprio quella che pensava, e che fa questo cambiamento, dice ok, chiudo qui questo progetto, ne parto con altri, e effettivamente qua e là era un po' demoralizzato, quindi se uno va a ascoltare solo le ultime puntate come ho fatto io e parte e va al contrario, ecco, forse è meglio partire dalle prime per farsi un'idea, perché effettivamente poi lui ripropone con le sue idee tutte quante le tematiche principali per come fare un podcast. Quindi se sei un neo podcaster, se vuoi crearti anche tu un podcast, sicuramente anche il vostro amichevole podcaster di partire, anch'io lo consiglio, però ripeto, nelle parti dove lui parla della sua vita, ecco, che io ad esempio lo faccio su Telegram proprio per quello, perché su Telegram viene a ascoltarmi chi vuole, poi uno si disiscrive perché dice questo lagnoso, lo lascio alle sue lagne. Ecco, Tommaso appunto negli ultimi tempi era diventato un po', tra virgolette, un po' pesantino con le sue con i suoi dubbi esistenziali, quindi ascoltando quelle, poi giustamente anche con Tonino mi ha detto ma guarda che se parti dalle prime forse ti fai un'idea diversa. In effetti è così, è un buon podcast, è un bel progetto, e giustamente ha avuto una sua conclusione per chi l'aveva pensato. Appunto il nostro Tommaso Gobbo ha visto che poteva andare a concludersi così, come tante volte anch'io ho dei dubbi su il continuare a fare quello che sto facendo, ma ripeto, dipende sempre dai risultati che vogliamo e che ci siamo posti. Quindi andrei quasi quasi a fare ascoltare proprio una di queste puntate lamentose, no scherzo, un piccolo brano anche di Tommaso, così anche i nostri ascoltatori si fanno un'idea di questo show. Vai regia. Mi sono accorto di una cosa, che molte volte, adesso parlo in generale, cerchiamo sempre di rispettare degli impegni, chiamiamoli così, produttivi, quindi abbiamo delle scadenze di pubblicare un podcast, di pubblicare un articolo, un video, eccetera, 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 e obblighiamo noi stessi, solo perché c'è quella scadenza, a dire delle cose, o a fare delle cose, o a mostrare delle cose, anche se effettivamente non abbiamo niente da dire, da mostrare o da fare. Perché non ci siamo preparati? Perché non siamo pronti effettivamente a fare quella cosa lì? Non siamo pronti a dire quella cosa lì? Perché non si è ancora materializzata bene nella nostra mente. Però molte volte lo facciamo. Facciamo traendo ispirazione magari da altri, copiando in diverse occasioni, in molte occasioni, soprattutto adesso nel 2020, però non ci fermiamo mai un secondo e non cerchiamo mai di dire ok, in questo momento ho qualcosa da dire? Se la risposta è no, perché devo obbligare me stesso o me stessa a fare quella cosa lì? Perché devo dire, nel mio caso, ok, venerdì devo pubblicare il podcast. Ho qualcosa da dire questa settimana? Ho dei pensieri da portare sul canale? Se la risposta è no, io non posso portarvi una puntata fatta a caso, dove vi dico cose a caso, dove non vi porto niente. Ed essendo soprattutto un diario personale dove sono da solo, è difficile in molte occasioni trovare effettivamente l'ispirazione. Come in queste ultime settimane, da quando sono tornato qui in Italia, ho avuto poca ispirazione. Perché qui la routine purtroppo è sempre quella. Ah, perfetto, abbiamo fatto anche questa ultima parte. Quanto siamo arrivati qua a questa puntata? Però mezz'oretta tra una cosa e l'altra, mi sa. Vediamo se poi con l'editing qualcosa riesco a togliere, ma mi sa che
30 minuti adesso, sì, sicuramente qualcosina si riesce a togliere, saremo sui 20. Come ti sembra, Antonino? Mi sembra che stiamo andando abbastanza bene. Ogni tanto ci accavalliamo con le voci, ma questo è normale, dobbiamo un po' trovare qualche... Allora, io da questo punto di vista ho una mia idea personale, che probabilmente è sbagliata, ci mancherebbe. E sinché siamo sul discorso di Telegram, dove lì diventa problematico, per me se c'è un minimo di sovrapposizione, i volumi sono corretti, non è un problema. Cioè non è un pardarsi veramente addosso, è quell'alternarsi dove ci può anche stare per un secondo. Certo, non è così radiofonico, ma è quella via di mezzo. Poi è chiaramente una questione di prendere un po' il ritmo. Poi magari uno sta cercando di una cosa, di mani lì. Secondo me non è mostruoso, insomma, dire che perlomeno quello che forse è venuto fuori adesso, se consideriamo che un primo esperimento, forse. Certo, quindi vedremo, io cercherò quindi di lasciare anche questa parte, vedremo se i nostri ascoltatori ci daranno qualche feedback, cosa molto difficile con i podcast, ma per fortuna appunto eviti tutta la parte degli haters che se la sorbiscono i nostri colleghi youtubers. Io se ad esempio, se non c'entra niente la chiudo qua subito, ma se avessi potuto dare dovessi chiacchierare con Tommaso, ad esempio gli direi che, visto che si esprimeva così tanto e a lui piace essere trasparente, ma che ce lo raccontasse dove stava andando a parlare col progetto. È chiaro che è immaginabile, lui sta cercando di trovare una via economica di qualche genere, però sarebbe carino se ci raccontasse cosa aveva in mente esattamente, perché alla fine dice non ho raggiunto gli obiettivi, ma gli obiettivi non ti dice quali. Mi sa che abbiamo un altro potenziale ospite, se riusciamo a raggiungerlo vedremo, perché mi è capitato, ma lui penso che sia abbastanza disponibile, perché sta cercando di promuovere. Guarda, mi sono visto ad esempio la puntata finale del podcast, mi aspettavo che fosse estratta dal video, sono andato invece a vedermi proprio mentre tornavo via su YouTube Events, mentre tornavo a casa. Invece la puntata finale del podcast e l'avvio, diciamo, ufficiale, in realtà l'ha già avviato nel canale YouTube, è diverso, cioè ha fatto due cose diverse, ha proprio fatto i due contenuti, li ha fatti paralleli, ne ha fatti un contenuto per il podcast, per chiuderlo, e il contenuto per il video, e ci sta provando. All'epoca, a gennaio, non chissà quando, a gennaio diceva... gennaio 2021, voglio, tra parentesi, esatto, 2021, voglio arrivare ai 1000 iscritti almeno, perché probabilmente sta cercando di creare la sua community, sta seguendo quello che poi alla fine sappiamo, lo sai tu, lo so, io lo so, certo. Chiunque abbia un minimo di insomma, più che giustissimo, si guarda un po' in giro, sa come funziona. Stefano, se allora cosa vuoi fare, una conclusione finale saluti e... Va benissimo, anche questo che stiamo facendo adesso, bene o male, adesso non so, ripeto, se i nostri ascoltatori lo sentiranno o meno, vedremo nell'editing finale, però appunto a questo punto, come piace fare a me tutti questi giochi di parole, direi che sì, ti vorrei ringraziare per questo primo esperimento che abbiamo fatto, e anche spero che non sia l'ultimo con il nostro amichevole podcast di quel quartiere. Quindi grazie tantissimo Antonino, poi alla volta poi ci affiateremo sempre di più. Io ricordo che chi vuole venire a conoscere questo progetto ulteriormente, con tutti i vari contatti, può venire sul canale t.me/ascoltarepodcast, come dicevamo prima, oppure anche su www.ascoltarepodcast.com, che nel prossimo futuro adesso vedrò anche là di fare qualche cambiamento, ma bene o male questi resteranno i due riferimenti principali. E che altro dire? Grazie ancora Antonino. Stefano, io ringrazio te e ringrazio anche i tuoi follower per avermi sopportato, ecco, insomma, spero di... spero che diventino i nostri follower per sempre di più, e di continuare su questa strada. Vediamo se gli ascolti crolleranno definitivamente. Guarda, io mi sono divertito, e anzi è bello così avere anche un po' di dibattito, secondo me un podcast ha sempre qualcosina in più, quindi spero che la stessa cosa, lo stesso parere lo abbiano i nostri ascoltatori, quindi... Ci sentiamo alla prossima, Antonino? Direi proprio di sì. Allora, ciao. Ciao Stefano e ciao a tutti gli ascoltatori. Benissimo. E ciao a tutti anche da Stefano, di Ascoltare Podcast. Alla prossima. Ciao a tutti.
Se vuoi ascoltare in anteprima le chiacchierate dietro le quinte con gli ospiti di Ascoltare Podcast, vai sul canale Telegram t.me/ascoltarepodcastbackchannel. Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltarepodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!